Buongiorno a tutti, un saluto da Riccardo Zago del sito investire.biz. Benvenuti anche quest'oggi alla consueta rubrica Caffè e Mercati. Andiamo subito a scorrere il calendario economico per poi concentrarci successivamente sui grafici. E allora eccoci qui, martedì 30 ottobre 2018. Primo dato molto importante da seguire a breve, variazione della disoccupazione in Germania. Nel pomeriggio invece, come sempre, andiamo a concentrarci negli Stati Uniti con alle ore 15 il rapporto sulla fiducia dei consumatori ed infine alle ore 20:30 il discorso del governatore della banca canadese Poloz. Andiamo ora a vedere qualche strumento partendo da euro-dollaro. Cerchiamo di concentrarci sempre su time frame inferiori perché le occasioni sono tante. E che dire, sembra che il prezzo sia concentrato all'interno di questo canale, ribassista. Ovviamente fare sempre molta attenzione ad individuare queste figure tecniche su time frame così bassi, però noi sappiamo che abbiamo dei supporti statici molto importanti, adesso abbiamo trovato anche quelli dinamici, e che dire, quindi attenzione al livello di 1.13.55. se viene superata questa zona a ribasso, anche su magari una rottura sul 15 minuti, allora c'è spazio almeno fino ai minimi precedenti in A, e poi fino a 1.13. Quindi il livello che sto tenendo d'occhio su euro dollaro è proprio 1.13.50. Se invece ci dovessero essere dei ritracciamenti, almeno in zona 1.13.83, valuterei una posizione short con uno stop molto stretto alla chiusura dei prezzi di sopra del livello di 1.13.87. Andiamo avanti e parliamo di euro yen, perché qui avevo dato uno short a 128,40, non è ancora stato colpito, vediamo nella giornata di oggi se ci arriverà, però insomma io qui ho anche qualche dubbio, perché già dal time frame orario notiamo come il comportamento del prezzo è cambiato, perché adesso abbiamo delle ampie candele rialziste e dei ritracciamenti molto lievi, quindi sembra quasi che il prezzo stia cercando di andare a rompere questi massimi qui per andare poi in area 129,20, che potrebbe essere una resistenza più interessante. Io voglio valutare il time frame a 15 minuti nella giornata odierna per capire come il prezzo reagirà su questi massimi. Se verrà rotto con forza entrerò a rialzo, invece per il ribasso cosa faccio? Attendo che cosa? Beh, attendo la zona di 128,15, la rottura di questa zona, ecco, perché allora da lì ci potrebbero essere già delle conferme ulteriori per i ribassi, altrimenti attendiamo la rottura di 128,40 per posizionarsi al rialzo. Time frame a 15 minuti, oggi aggiornerò il tutto. Andiamo avanti perché USD Yen sta raggiungendo la zona di 113, ecco un livello che stiamo seguendo da molto tempo, facciamo molta attenzione, ma è un'operazione che mi piace, quindi USD Yen provo lo short da 113, uno stop molto stretto più o meno di 40 punti, ovviamente lo stop è la chiusura dei prezzi al di sopra del livello di 113,40 con target 111,60. Proseguiamo con Audi USD, perché ieri non è andato a rompere i minimi, quindi attenzione, da qui a mio avviso potrebbe starci un ritracciamento che magari porterà i prezzi a 0,71,60. Mantengo l'ordine come abbiamo visto ieri. Proseguiamo e anzi andiamo a concludere la rubrica caffè e mercati con GBP USD che oggi sta cercando di rompere i minimi proprio qui dove siamo adesso in area 1.27 e 1.27.80. eccoci qui, questa è la linea, la vado ad evidenziare. Se oggi chiuderà al di sotto di questo livello su time frame giornaliero, allora ci sono delle ottime opportunità per posizionarsi a ribasso. Invece è sì rischioso, però io proverei anche un long da questi livelli. Lo stop è molto stretto, la chiusura del prezzo proprio al di sotto di tale livello
livello andrei a prendere un rimbalzo con target primario sul massimo di questa candela qui, quindi in area 1,28,40. Sicuramente si può valutare di ragionare, di entrare andando a studiare time frame più bassi. Io con questo ho concluso, ragazzi, vi aspetto ai prossimi eventi. Questa sera 4 chiacchiere con il mago, con Tony Cioli Puviani ed Enrico Lanati. Con questo concluso, vi ringrazio, auguro una buona giornata e un buon trading a tutti.